siamo presenti in quasi tutti i comuni della provincia di Napoli, per non dire dell'intera regione, però ovviamente per quanto di competenza mia, oltre ad essere consigliere regionale, coordino anche un po' di lavori provinciali e vi rappresento che siamo presenti davvero in tanti comuni della provincia di Napoli. Beh, io che dire, oltre a salutarvi devo dirvi che in un consiglio regionale gli amici di Casora mi hanno sensibilizzato su quello che è il problema delle biomasse, il consigliere Calcola, gli amici del comitato, i consiglieri comunali, il nostro amico Antonio Fiorentino, ma sensibilizzato su quella di questa vicenda. Beh, l'abbiamo controllata, la stiamo controllando e a breve avremo modo anche di trovare qualche argomento per poter portare il tutto anche in consiglio regionale con un'interrogazione per cercare di avere l'attenzione giusta che questo territorio merita. Parliamo di Casole, un territorio di 90.000 abitanti, una delle realtà più difficili ed importanti della provincia di Napoli, e come tale è giusto che noi diamo la giusta importanza al territorio. E poi vorrei solo dire al coordinatore del Partito Democratico che mi ha preceduto in quello che è l'intervento, noi stiamo lavorando a livello provinciale su quello che è un po' la forza linea nazionale, stiamo costruendo un nuovo polo, ci stiamo incontrando come coordinatori provinciali per ragionare su quello che c'è da fare. Abbiamo posto dei paletti tra noi, abbiamo fatto delle riflessioni, noi vogliamo lavorare su quello che sono i programmi, perché il nuovo polo si presenta così come quella che è un'aggregazione di partiti, ma di persone che vogliono di nuovo confrontarsi con la politica. Noi ci siamo abituati troppo spesso ad accogliere quelli che sono i lanci mediatici, le notizie che ci arrivano via televisione, ci raccontano di tutto e di tutti, e poi nei fatti non viene meno quello che è il problema vero. Non c'è più il coraggio di guardare in faccia gli elettori. Noi invece abbiamo ritenuto e riteniamo opportuno ricominciare la politica dei territori, ricominciare a guardare in faccia gli elettori, ricominciare sui territori, parlare dei problemi veri, di problemi veri ma che noi acquisiamo ascoltando i territori. Io non mi affeziono tanto a quello che sono gli incontri anche nostri che avvengono in questi giorni a Torri, dei parlamentari, perché è una legge troppo contestata di parlamentari che sono nominati. I nostri per la verità sono dei parlamentari abituati alla lotta politica, va bene, ma gli altri che ne sanno dei problemi veri? I problemi veri li hanno i consiglieri comunali sul territorio. Beh, voi avete un front office vero, voi sapete che significa acquisire il problema, state battendo per quello che è le biomasse e quello che è il problema vero, ma tante volte si perde quella che è la contezza degli argomenti, assolutamente no. Però ecco del perché questi incontri, queste manifestazioni, questa operazione verità, perché c'è bisogno oggi di verità, c'è bisogno di verità dovunque, dal governo nazionale, regionale, provinciale, locale, dappertutto. E allora ecco che vi chiedo una mano, io vi chiedo una mano a divulgare quello che è questo modo di fare politica, di chiedere anche ai comuni limitrofi di parlare di quello che sono i fatti, delle verità, di non avere un pregiudizio nei confronti degli amministratori che sono tutto il male possibile, perché gli amministratori ce li scegliamo noi, siamo noi che andiamo a votare, siamo noi che andiamo dietro l'urna a scrivere per quello che è il nostro territorio. Io anch'io vivo in provincia, sono di Giuliano, quindi qua vicino è una realtà difficile anche la mia. Noi andiamo lì, nelle urne scriviamo il nome del consigliere comunale che ci deve rappresentare. Ebbene, attenzione, viviamo quelli che sono gli argomenti, momenti come questo. Cerchiamo la partecipazione di tanti amici per la costruzione di un qualcosa di più importante di quello che è. Cercano di boicottarci. Avete visto, anche sui giornali arrivano voci di sondaggi non veri. Non veri, sottolineo, perché ritengono opportuno che il PC, la Libertà, MPA, l'API, Liberal Democratici non raggiungono quell'obiettivo che oramai non possono non più tener conto. Siamo determinati dappertutto, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, noi insieme raggiungiamo una percentuale all'incirca del 20%, beh dovranno fare i conti con noi e non per avere poltrone, posizioni in consigli di amministrazione, noi ci vogliamo solamente appassionare a quello che dobbiamo fare, ecco il perché saremo la vera novità anche nelle prossime elezioni amministrative in tutta la provincia e da Napoli città, ed è su questo che io vi chiedo
un'ulteriore mano oltre quello che ci sta dando giorno per giorno. Dobbiamo crescere, possiamo crescere e possiamo essere determinati. Poi vedremo nei comuni come saranno le alleanze e sottolineo, non sarà un percorso dovuto a un vantaggio personale. Noi guarderemo in faccia anche chi dovrà rappresentare il nostro programma ed è su questo che ci confronteremo e su quale noi saremo pronti a dare battaglia. Io non mi voglio dilungare, voglio solo salutare, fare i complimenti al nostro amico senatore Tommaso Casillo che è sempre bravo a darci il là per nuove manifestazioni, nuovi incontri, salutare gli amici a Enzo Carfo, Antonio Fiorentino, al nostro coordinatore cittadino, a Luisa Marco. Perché? Perché queste sono le occasioni che ricerchiamo perché abbiamo il coraggio e la voglia di fare buona politica. C'è la possibilità, ma per farla dovete darci una mano tutti quanti voi, parlando bene di quello che è la politica e di quello che si vuole fare. Poi che ci sono delle cose che non vanno, siamo i primi ad ammetterlo e a raccontarlo. Però vi prego, fateci capire i nostri errori e dateci una mano a superarli per migliorare sempre di più. Grazie. Grazie.